Benvenuti alla nuova rubrica Visioni e Professioni, una rubrica ideata e curata da Studio Stratego Marketing e Comunicazione, la parte tecnica Giuseppe Avvigi e Marco Sabino. Saluto anche i tecnici di Radio MPA che ci danno la possibilità di poter così dialogare con tutti quanti voi, con tutti gli amici di Radio MPA che in questo momento ci stanno ascoltando. Che cos'è Visione e Professioni? Visione e Professioni è una nuova rubrica, come dicevo prima, ma vuole essere una lente di ingrandimento sul mondo delle professioni e cerchiamo di dar voce ai protagonisti del mondo delle professioni, ovvero i professionisti. Ma la cosa che ci interessa ancora di più è la visione che questi hanno del mondo delle professioni. Non a caso oggi con noi c'è Antonio Losacco, un amico, per chi ci conosce sa che abbiamo condiviso negli ultimi mesi un'esperienza molto felice, quella del Polo delle Professioni, e quindi è giusto che noi ci tenevamo ad aprire questa nuova esperienza editoriale proprio con il Polo delle Professioni. Ciao Antonio. Buonasera dottore Vito, buonasera a tutti gli ascoltatori di Radio MPA. Possiamo darci del tu, Antonio? Assolutamente sì, anche perché saremmo proprio Io terribili. volevo ringraziarti per questo invito come puntata zero ad essere qui con te e con lo staff di MPA per questa nuova avventura e colgo l'occasione per farti un in bocca al lupo. Sicuramente sarà un'esperienza vincente come tutte quelle che hai messo in atto negli ultimi tempi. Grazie Antonio, grazie. Un in bocca al lupo ci vuole veramente corposo perché questa esperienza è un'esperienza che condividiamo anche con il Polo delle Professioni, che è stata poi come dire, il filo conduttore di tutte le scelte, delle decisioni che insieme abbiamo portato avanti, sia nel mondo delle professioni che per forza di cose anche nella vita privata, perché ci ha impegnato veramente tanto, oltre quello che appunto è il classico e canonico orario lavorativo, diciamo così. Ma ci tengo a ringraziare anche i partner, perché questa trasmissione, Visioni e Professioni, non sarà solo fruita attraverso le frequenze di Radio MPA, ma anche attraverso dei media partner, ovvero più-economia-campania.it, che manderà la parte video, quindi chi vorrà togliersi il dubbio, ma questi come sono? Con la barba, sono brutti, sono belli? Allora potrà vederci anche in video, quindi sul sito www.più-economia-campania.it, sul sito della radio che ci ospita, radiomba.it, sulla pagina Facebook di Studio Stratego e sul sito del Polo delle Professioni. Diciamo che abbiamo così coperto un po' tutti i canali di informazione, dal web alla radio, e allo stesso tempo attraverso il video potranno da avere la possibilità anche di dialogare con noi attraverso il web. Quindi chi vorrà mandarci delle domande, delle osservazioni, lo potrà fare attraverso questi canali. Antonio, il Polo delle Professioni, un'esperienza vincente fino a questo punto. Sì, guarda Antonio, prima di parlare del nostro progetto Polo delle Professioni, mi vorrei soffermare un attimo sul titolo della trasmissione che oggi inizia, Visioni e Professioni. Bene, guarda, io vorrei soffermarmi in particolare sulle professioni oggi. Nell'arco degli ultimi 40 anni, credo che l'attività professionale, intesa in tutti i sensi, liberi professionisti, medici, avvocati, chiunque poi svolga un'attività di consulenza, assistenza nelle varie materie, abbia avuto un'evoluzione. Mi piace molto questa idea delle visioni, perché la visione della singola persona è quello che fa la differenza nella libera professione, penso in qualsiasi attività. Oggi viviamo un momento molto, ma molto complesso, difficile anche, anche nelle professioni ormai si ripercuote una crisi economica, ma soprattutto sociale. Il professionista oggi è visto come, a differenza di 30 anni fa, come una persona ormai forse un po' paga il prezzo di visioni diverse di persone che hanno preceduto nella mia professione o nelle altre Ecco, professioni. ricordiamo, tu sei un quarantenne, Antonio, Sì, quindi un sei una giovane persona. quarantenne come Oggi, qualcuno. per la società di oggi, sei un giovane quarantenne, siamo quasi coetanei.
Quindi tu sei una persona che oggi ha una giusta esperienza per poter dare appunto un giudizio in merito a quello che è il ruolo del professionista nel tuo specifico. Tu sei un legale, sei un avvocato, quindi nella tua categoria, ma sei anche un giovane per questa società, quindi hai ancora la possibilità di poter incidere in questo cambiamento che tu poc'anzi ci raccontavi, no? Sì, infatti, io ti racconto la mia personale brevissima storia. Nasco come professionista un po' in una visione di 20 anni fa, quando incominciavo a intravedere la professione come un momento di obbligo sociale, come assistenza sociale, come professione intesa come assistenza vera alle esigenze della società. Forse 20 anni fa, quando io intrapresi questa professione, era un po' diverso il ruolo dell'avvocato, visto come un consulente a cui affidarsi con massimo rispetto e con grande cultura. Nell'arco degli ultimi anni mi sono dovuto un po' ricredere, scontrandomi con le reali esigenze delle persone e con la visione degli altri, dei professionisti. Oggi ti dico che non c'è più questo grande rispetto delle professioni, non c'è più uno spazio, diciamo che c'è un mercato libero, sì, ma fatto di opportunismi e di visioni diverse, un po' più egoistiche. Questa è un po' la mia personale lotta, che forse perché figlio di operai e non vengo da una famiglia di professionisti, mi sono un po' affacciato a questa professione legale con uno sguardo, con un'ottica, con un cuore diverso, scontrandomi purtroppo con una realtà che oggi però mi fa pagare il prezzo. Parlavo delle professioni e del termine giovani professionisti. Giovani professionisti, che per me è un eufemismo ormai, avendo avuto esperienza e mi sono scontrato con la realtà di queste caste che ormai gestiscono tutte le professioni, e non è una novità quella che dico. Un poco la tua esperienza, la mia, credo che chiunque dei giovani che si affacciano alle professioni abbia riscontrato che quel sogno di entrare in un sistema libero, aperto e che dia la possibilità a tutti sia svanito dopo neanche un mese. Giovani professionisti, oggi credo che nel nostro sistema italiano, prima dei 40, 50 anni, 20 anni di esperienza non ti dia assolutamente la possibilità, sì, di emergere. Ma sta anche cambiando qualcosa, Antonio. Oggi vediamo proliferarsi di studi associati, si comincia a capire che bisogna sinergizzare. Oggi l'avvocato, come il medico, come il commercialista, tuttologo, veramente non ha motivo più di esistere, non ha più mercato, perché le esigenze delle imprese, le esigenze del mondo del lavoro, le esigenze dell'economia chiedono delle professionalità e delle conoscenze ben diverse da quelle che il singolo professionista, per quanto bravo possa essere, può effettivamente dare. Sì, no? Sono d'accordo con te. Infatti credo che, come spero di non ripetermi, è la visione della professione che deve cambiare. Deve cambiare la mentalità del sistema, dei giovani e di tutto quello che può essere l'interpretazione della professione. È finito il momento in cui ogni singolo professionista crede di essere un tuttologo che possa rispondere a tutte le esigenze del mercato, delle società, delle pubbliche amministrazioni o del singolo privato, perché ormai le materie diventano molto più complesse. Ecco, Antonio, ti volevo fare una domanda, scusami, sì, se mi interrompo. Come può un professionista, un avvocato nel caso tuo, difendersi dal proliferarsi di studi legali associati? Molte volte provengono da altri paesi, studi internazionali, ne abbiamo tantissimi esempi di studi che raccolgono 100, 200 professionisti. Come può un libero professionista oggi difendersi da questa nuova realtà, e come un giovane che si appresta a questa professione oggi deve cominciare a muovere i primi passi? Sì, Antonio, premesso che quello che dici io sposo in pieno, ci sono due dettagli che vorrei. Prima di tutto bisogna incominciare a cambiare la mentalità dei giovani, che è forse ancora vincolata ad un sistema clientelare, dove il professionista fino a ieri credeva che la professione o la propria attività potesse andare avanti semplicemente con le amicizie, con le conoscenze, e anche quella sufficienza nella propria professione potesse essere bastevole. Questo ormai non è più possibile. È necessario avere una grande preparazione, una grande passione, ma soprattutto, ecco, come dicevi, incominciare a scontrarsi con i sistemi internazionali. L'argomento che stavamo trattando prima, appunto la visione, no? Come
i giovani che si avvicinano, nel caso della tua professione, i giovani legali che si avvicinano a questo mondo, come devono difendersi, dicevamo prima, dalle grosse multinazionali, perché poi in effetti sono così, gli studi associati che spesso da altri paesi arrivano sul vostro mercato e non è sempre semplice dialogare sì. E difendersi, no? Sì. È vero quello che dici, è vero anche che purtroppo noi abbiamo vissuto per tanti anni in una mentalità un po' chiusa, un po' egoistica, un po' individualistica. È necessario aprire, è necessario anche che lo Stato, che ad oggi purtroppo devo dire ha iniziato una battaglia, una vera guerra contro la professione dell'avvocatura, quindi abbiamo bisogno di giovani che abbiano cuore, intraprendenza e professionalità, abbiamo bisogno di uno Stato che comunque sia vicino ai giovani professionisti e che in qualche modo gli dia gli spazi idonei a poter far fronte a un mercato che ormai oggi è internazionale. Ma quindi posso dire che sei per l'associazionismo? E questo era il risultato, no? Sì, esatto, e questa è la domanda che forse 2 o 3 anni fa mi posi, come iniziare, quando la crisi iniziava a toccare anche le professioni, anche se molti non se ne accorgevano, mi feci questa domanda: come poter in qualche modo portare la professione, che di per sé è individualistica, in un sistema di mercato internazionale? La risposta per me è stata semplice: l'associazionismo. Associare non solo il cuore e la mente di un professionista, ma mettere in una rete di altri professionisti e, perché no, a magari aprirla allo stesso cliente finale, che sia privato o che sia società o addirittura pubblica amministrazione, e forse insieme in una rete unica di consulenze, di professionisti, di nuove idee, di incubatori, di progetti, magari forse avere la vera risposta, ma non per far fronte alle crisi di mercato, ma per far fronte a un futuro dove noi Italia siamo un piccolo pezzo di mercato internazionale con grandi e diverse esperienze culturali a cui far fronte. Certo, no. Quello che è interessante e che si evince dalle tue parole è che siamo anni luce lontani dalla vecchia mentalità dei professionisti, nostri padri, che in qualche modo hanno traghettato il mondo delle professioni ai tempi nostri. Dicevamo prima, il tuttologo non esiste più, oggi bisogna sinergizzare, bisogna dare delle risposte a un mercato sempre più esigente. Il polo delle professioni, ti faccio la domanda perché so già della risposta, in quanto, come dicevamo prima, per chi ci conosce è una nostra creatura, no? Il polo delle professioni nasce in quest'ottica qui, con un'accezione: non associamo solo professionisti dello stesso settore, ma apriamo l'associazionismo, apriamolo a diverse professioni, se non a tutte. Allora, il polo delle professioni, tu sai benissimo come nasce, è inutile nascondere e negare che è un progetto che è nato insieme. Il polo delle professioni, come dicevamo, nasce dall'esigenza che 3 anni fa incominciavamo a porci noi come professionisti, noi che siamo i consulenti sotto l'aspetto legale, comunicativo, marketing, commerciale, di privati, associazioni, pubbliche amministrazioni. Perché aspettare che qualcosa cambia? Facciamoci noi protagonisti di un cambiamento sociale, commerciale, di mentalità. Nasce il polo delle professioni perché le esigenze di mercato cambiano, le esigenze personali cambiano, il mondo sta cambiando, dobbiamo far fronte a delle richieste diverse e a un mercato diverso. Basta stare da soli, basta rispondere a tutte le domande con superficialità, basta aver paura di perdere quel piccolo giardino che è il cliente. Iniziamo a immaginare, con il polo noi l'abbiamo fatto, di mettere insieme capacità diverse, cuori diversi, mentalità diverse, diamo risposte concrete, professionali, settoriali, magari abbattendo anche le distanze, cercando di stare insieme non solo fisicamente ma in una rete di professionalità che possa essere una risposta concreta a tutti. Antonio, a chi ha aperto il polo delle professioni? Chi può partecipare? Diciamolo così, anche un po' di promozione della nostra idea. Vorremmo, prima di tutto, più che promuovere la nostra associazione, vorrei promuovere questa mentalità che forse è l'unica che io credo vincente. No? Esatto. Il polo delle professioni non è una realtà territoriale fisica, ma è un modo di pensare e di vedere il nostro futuro. È aperto il polo delle professioni, come dice il termine, sicuramente a una rete di professionisti che tra di loro sinergizzano e crescono. Loro stessi diventano poi il
cuore pulsante che dà risposte al territorio, quindi inteso alle famiglie, alle persone fisiche, alle esigenze concrete che siano legati socio-sanitarie, socio-assistenziali, sociale, che poi per noi è una parola molto importante a cui diamo particolarmente attenzione. Quindi ai privati, con tutte le esigenze che possono avere i privati, a sinistra dico io, e a destra alle società, al commercio, al motore pulsante dell'economia. Due numeri, Antonio, oggi quante sono le aziende iscritte? Quali sono i servizi che queste possono trovare all'interno degli uffici del Polo delle Professioni, sia rivolti verso le aziende, ma anche rivolte, come dicevi appunto tu, alle persone fisiche, al cittadino, a chi vuole delle risposte, magari qui può trovarle, no? Sì, esatto. I numeri, guarda, a 10 mesi, come dicevamo, combattendo con questa mentalità che è ancora radicata nel territorio, possiamo contare già circa 600-700 iscritti di persone fisiche che usufruiscono dei nostri servizi legali, commerciali, del nostro CAF e del nostro patronato. Circa un centinaio di aziende che hanno incominciato ad immaginare che un servizio di consulenza globale che possa rispondere alle loro esigenze, soprattutto in un momento critico, ma magari a breve anche in un momento di crescita e di sviluppo, assistiti da professionisti sia per quanto riguarda la finanza, l'economia, la finanza agevolata, la progettazione, la consulenza, il commercio. Altra cosa importante, si sta già lavorando per esportare il format Polo delle Professioni in altre città, no? Grazie alla nostra risorsa, una delle più importanti, che è il nostro ufficio marketing e comunicazioni, curato da... Sì, anche perché poi mi presento, no? Io sono, mi presento per tutti gli amici, io sono Antonio Vitolo, sono, diciamo, general manager dello studio Stratego, che poi ha ideato anche questo spazio all'interno, ospitato da Radio MPA, ma allo stesso tempo con te ho condiviso tutto il percorso, sia dall'idea di creare un incubatore, così l'abbiamo chiamato, il Polo delle Professioni, allo sviluppo. Quindi possiamo dire, Antonio, che nei prossimi mesi il Polo delle Professioni molto probabilmente aprirà anche in altre città. È un progetto che nasce da Salerno, ci inorgoglisce molto, no? Sì, io ringrazio sempre, ma non perché sei un amico caro con cui abbiamo condiviso questo progetto. Mi ha insegnato una cosa importante, cosa che io un anno fa non avevo immaginato: l'importanza della comunicazione, del marketing anche nelle professioni. E questa cosa mi ha dato molto e mi ha insegnato. Grazie al vostro lavoro, allo staff che dirigi egregiamente, abbiamo incominciato ad esportare anche questo format. E adesso, a breve, penso nell'arco di 2 mesi, Polo delle Professioni Salerno sarà Polo delle Professioni anche a Napoli, e stiamo valutando altre richieste a livello nazionale. Quindi grazie anche per il tuo lavoro, colgo l'occasione pubblicamente per farle. Sono felice di aver cominciato questa nuova esperienza proprio con te in studio, e ringrazio tutti i radioascoltatori di Radio MPA, e a loro do appuntamento alla prossima puntata, e a tutti quelli che ci seguiranno sugli altri canali web, come Più Economia Campania, come i social network di Studio Stratego, e tutti quelli che sono le altre opportunità che attraverso i nuovi mezzi di comunicazione daranno voce a questa nuova iniziativa.